Ciao Pezzolli, sono a Milano e questo che vedete è il Naviglio Pavese. Ovviamente me l'ha detto lui, perché io Ciao. mai lo saprei. Qui c'è una luce forse migliore, non lo so. Sì. Vabbè. Allora, stiamo andando, o meglio, lui mi sta accompagnando ai provini di X Factor. E è un po' tardi rispetto al solito orario, perché solitamente io arrivavo lì super Alle presto, come 8. tutti, no, anche prima, come tutti, ma ero già tipo il 500esimo, dovevo fare la coda solo per avere il numero. E invece, visto che ho la possibilità di stare qui a Milano fino a domani, ho detto facciamo tutto con più calma, ci svegliamo con calma, andiamo lì con calma che non ci sarà più nessuno, mi piglio il mio numero, sarò tipo l'ultimo a esibirmi, ma almeno ci facciamo un giro per Siamo a tutto il giorno posto. e insomma si fottano anche un po', ecco. E quindi ci stiamo avviando in questo posto che è al Palazzo della Gioia. Regione, a Gioia, sì. Cioè vicino al Palazzo della Regione. Non ho minimo Cioè idea di proprio che nel cosa. Palazzo della Regione X Factor, non penso che faccia i provini nel Palazzo della Regione. Non lo so, boh, vabbè. Niente, e quindi andiamo, ci avviamo. Siamo arrivati, non c'è nessuno, perché ovviamente sono arrivato all'ultimo, ma meglio così. Ed effettivamente. Effettivamente è al Bravo, Palazzo dillo. della Regione, però non so se sia dentro il luogo del Quindi, stabilimento. ora cosa succede? Mi prendo il mio numero, poi dovrò aspettare delle ore infinite, ma in realtà no, mi vado a fare insieme a lui un bel giretto. Intanto guardo un attimo com'è la questione, quanto tempo passerà prima che chiamino la mia tornata di numeri e poi tornerò dopo. Non so a che ora finiranno sti cazzo di provini, mi auguro non tardissimo, perché nuke non qua. No, io la voglio anch'io. Ottima la scelta di Grazie, anch'io. Allora, ho visto gente che ha il numero 22.000 qualcosa, io ho il numero 35.000 qualcosa. 12.000 persone. Mio Dio, stasera a mezzanotte farò il provino. Vabbè, c'è Giossada. C'è Alessandro Cattelan. Allora, pezzini, volevo farvi fare un video. Avete visto Alessandro Cattelan? Volevo, perché lui oltretutto è molto disponibile, volevo fargli fare un breve video in cui salutava tutti, ma lo hanno portato via, mille cose da fare, ha detto dopo, però cioè, ci saranno 10-12 mila persone, non ho testa di aspettare, e quindi niente, vabbè. Perciò adesso ci andiamo a fare un giro e boh, torneremo fra qualche ora. Non so davvero quando riuscirò a fare sto cazzo di provino. Tardi, Mamma mia, sicuramente tardi. Allora, questo è il Palazzo della Regione Lombardia, non so se si vede, non penso si veda un Sì, cazzo, ok? dentro è più carino, Sì, è c'è molto tantissima bello. gente, io mi sento stra fuori luogo. Anch'io, come sempre. Però è per questo che ci andiamo a fare un giro. Esatto. E c'è gente particolare. Estremamente particolare, con degli outfit molto molto particolari. Opinabili. Sì, diciamo di sì. Allora, cosa è successo? Che siamo andati all'Esselunga, vista l'attesa infinita che ci si prospetta, siamo andati all'Esselunga per prendere qualcosa da mangiare e l'idea era di sederci da qualche parte a mangiare. Strano. Esatto. Solo che arrivati lì, Cacio ha incontrato una sua amica Giulia, posso dire il nome, sì? Ok? Ha incontrato Giulia. Giulia. Ha incontrato Giulia alle casse, ok? Non sei nell'inquadratura. E quindi niente, lei ha pensato bene molto gentilmente di invitarci a casa sua a mangiare, perciò adesso siamo a casa sua, ci stiamo facendo un bel pranzetto nel terrazzo, fantastico. E quindi ora niente, ci godiamo anche un po' il sole. La disperazione si stava facendo strada nei nostri occhi perché venendo in qua, ovvero venendo di nuovo nel posto in cui si fanno i provini per capire qual era la situazione e di quanti numeri fossero andati avanti, abbiamo incontrato nel tragitto persone con il numero 23.000 e dovevano ancora essere chiamate. Io ho il numero 35.000. E sono le 2.40. Esatto. E noi siamo arrivati che avevano dato il numero 22, cioè c'erano quelli che stavano aspettando della tranche 22.000, cioè e questi neanche 1.000 ne ha fatti, vabbè, insomma. Però, Sappiamo che ci sono dei buchi esatto, io mi sono tra le proprio informato su chiamate. questo perché se no, cioè se c'erano davvero tutte le persone io me ne sarei andato. Invece mi hanno detto che ci sono dei buchi che entro un paio d'ore in teoria dovrebbero chiamarmi, quindi adesso ci andiamo a fare un altro giro di questo paio Sì, d'ore, sì, sì, poi sì. torniamo qua e che Dio ce la mandi buona a questo punto. Però abbiamo visto Cattelan, abbiamo Abbiamo visto visto Giossada, Giossada, non siamo riusciti, abbiamo mangiato chi ci ammazza? e effettivamente siamo poi alla fine benissimo, c'è una temperatura perfetta.
Quindi ora ci facciamo un giretto, Milano è fighissima. Guardate sto palazzo qua, la bellezza di sto palazzo. È veramente bello. E quindi niente, adesso ci faremo un altro giretto. Nulla, anche perché poi, cioè, sperando che non finisca troppo tardi, poi stasera volevamo fare una maratona, cioè, vi fa vedere, tipo, io amo le maratone di film, e dato che non conosco molti film horror, mi farà vedere... Cioè, so particolarmente che lui ha molto, molto, molto paura, e quindi, insomma, ne approfitterò facendogli vedere tre, almeno tre film horror, poi vediamo, insomma, e probabilmente ci raggiungerà anche la Vergine del Recchetti, che non voleva essere ripresa, invece è piombata proprio in mezzo alla ripresa, nel centro preciso. Ah, ci sono anch'io! E vabbè, vedremo sta roba e ci deve raggiungere la Vergine. Esatto, quindi, insomma... Devi farò un po' di barba. No, perché? È barbato. Vabbè. Io voglio morire. Cioè basta, sono le 5. Stanno ancora chiamando i numeri dal 24.000 e qualcosa. Mi hanno detto che dal 24.000 si salta direttamente al 35.000, che è, insomma, è il numero che ho io, ma che comunque ci sarà ancora ad aspettare un bel po'. Che rovineranno fino alle 9:30-10, cosa che mi auguro non sia vera. E noi siamo qui assolutamente seduti per terra come i terremotati, cioè proprio sfatti, cotti. E a lui devo fare assolutamente un... Boh, dovrò commissionarti una statua, qualcosa, perché cioè, sta sopportando tutto questo. Esatto, guardate la faccia proprio distrutta che e ha. E non per essere ridondante, ma ho degli esami da preparare. Ha degli esami... Beh, però oggi non avresti comunque studiato. Ci sarei stato comunque io. Ho il libro dietro. Però ha il libro dietro perché quando io sarò dentro a fare il provino, lui starà qui a fare un cazzo, quindi giustamente. No, c'è da dire che faccio i complimenti... Cioè, non agli organizzatori, perché è organizzato di merda, però per la scelta del luogo, perché non fa caldo, cioè se fosse aperto, ci fosse il sole, sarebbe una merda. Sì. Se piovesse siamo al riparo. Cioè, alla fine come posto ci sta. Ci sta, ci sta. Quindi. Tanto che ci siamo seduti qui alla fine, aspetteremo qui, anche perché andare in giro, cioè, cominciamo a essere stanchi. E vabbè. Ma sì. Attendiamo fiduciosi. Ciao ragazzi, siamo qui ai provini di X Factor, io sono Alessandro Catalano e questa nuova selezione ci porterà alla scoperta di nuovi talenti italiani. Andiamo a sentire i nostri giovani ragazzi, i nostri giovani talenti, che cosa possono fare per voi in questa bellissima giornata. Oh, salve. Ciao, come ti chiami? Ciao, Daniele. Daniele. Piccio. Vabbè, senti, sei qua, sogno della tua vita, sei musicista, suoni, canti? Sì, no, canto, io ho sempre cantato da quando ero piccolo, cioè non potrei proprio farne meno. Sì, ho sempre cantato e sempre rotto le balle a chiunque. È come cantando. Respirare, insomma. Esattamente come grandissimo, respirare. Sì, grandissimo, sì, grandissimo, sì, grandissimo, così. Zio, vai avanti. Senti, cosa ci canti oggi? No, io non canto. Mai? Non lo faccio il provino. Io sono suonato come una campana. Mi piace cantare, ma sono suonato come una campana, quindi non lo faccio il provino. Sono qui ad accompagnare un mio amico che è già dentro. Numero? Io? Del tuo amico? È qualcosa come 24.000 qualcosa. Facciamo un grandissimo in bocca al lupo e ci vedremo presto subito. In bocca al lupo. A X Factor. Ciao mamma. X Factor! C'è la coda pure per un fucking bagno. Cioè, selezione, non so cantare. Non posso far la piscia. Stiamo andando a cercarci un supermercato, cioè no, davvero, sono le 7:30. Non e, guardate e ancora fatti. E ancora avrò tipo due, cioè prima delle 10 non uscirò. Careful. E sto realmente cominciando a stufarmi e quasi a incazzarmi e non ne ho davvero più voglia. Cioè, se non fosse che tutto il pomeriggio che ci meniamo il cazzo, piglierei e me ne andrei. Cioè, davvero, non è fattibile una cosa del genere. Mi spiace se fa freddo. Mi spiace se quelli della redazione di X Factor vedranno questo video, ma è davvero, cioè, inumano una cosa del genere. Ma comunque ce la cerchiamo perché tutti quanti lo stiamo facendo e va bene. Va bene così. Fa freddissimo. Però fa freddo e quindi la situazione attuale, cioè, voglio dire, sta cominciando a diventare buio e noi siamo ancora qui a cagarci il cazzo, a fare la coda persino per andare in bagno, continua a chiamare 50 no. numeri a volta. Ma il punto è che poi quando lo chiameranno, che poi sarà molto molto originale questo vlog, perché ogni ispezione stiamo aspettando. Mica, ma davvero. Per cioè... dire che dopo che poi entra, cioè io devo aspettare un'altra ora e mezza, cioè non è che perché io entro, faccio la mia coda per dare tutti i documenti, dopodiché mi metto in un'altra coda prima di entrare nei vari stanzi, cioè è infinito realmente. No, prima delle 10 non andremo via di qua, ciò vuol dire che prima delle 11 non saremo a casa. Non è fattibile. La prossima tornata sarà esattamente questo numero qua.
Ed è l'ultima tornata di Satana. L'ultima tornata. Non c'è più nessuno e noi siamo tutti qui a cagarci il cazzo allegramente. Lui si toglie il pelucchetto. Abbiamo mangiato qualcosa. Lui si è divertito con una bottiglia di vetro che ha rotto. Non ci sono cani con cui giocare. Ce n'era uno solo. Genitori che vogliono parlare con me non ce ne sono. Cani, due leccatine via, non voleva giocare con me. Quindi va a fanculo. Però c'è una signora fantastica che praticamente dà a loro, ai candidati, una lettera dove dovranno andare in una stanza e urla con una, cioè, una monotonia allucinante, tipo 473. E tipo, se uno gli fa una domanda, risponde con quel tono lì. Cioè, è stupenda, sì. Molto e di... quindi piano piano ci avvieremo verso quella donna lì che mi darà questa lettera e poi attraverseremo la strada, andremo in un altro edificio e lì passerà un'altra oretta. E comunque, ecco, facciamo... Posso? Certo. Dato che, cioè, sto vivendo questa esperienza indirettamente e i giudici di fatto di quest'anno fanno altamente cagare, volevo sapere dai tuoi iscritti, cioè, se vi piacevano, se seguite X Factor e se vi piacciono, cioè, i giudici, a parte, vabbè, Risa e Fedez, cioè, gli altri due, lo spagnolo e l'altro. Chi sei? Tu sai che se no, mai entrerò X Factor dopo questo video. Dio, la meraviglia. La meraviglia di essere finalmente a casa. E sono le, che ne sono? Le 22:21. 22:21. Sei uscito esattamente un'ora fa. Esatto, cioè mi è andata anche bene, perché non appena era un albergo, queste, cioè, in mille stanze d'albergo si facevano questi provini con gli auditori. Sono stato fortunato perché mi hanno chiamato subito insieme ad un altro ragazzo a entrare a fare il provino. Se no avrei dovuto aspettare lì ancora almeno un'oretta. Yeah. E invece no, mi è andata benissimo, così abbiamo preso la metro, siamo corsi a casa. Mi sono lavato, cioè ora sono davvero un po' rinato. Lui è qui che sta un po' giochignando con il PC. Slider.io, il gioco più bello del mondo. Già. E niente, basta. Adesso ci mettiamo un bel film d'horror. Film d'horror. Allora, in realtà volevamo fare la serata, cioè la maratona proprio. Ma se horror. riusciamo, cioè vediamo, infatti, finché riusciamo. Infatti, perché, cioè, siamo un po' stanchini, ora di aver stata una giornata davvero lunghissima. Abbiamo comunque dormito poco perché ieri notte abbiamo fatto le 4 e mezza del mattino, sì. Insomma, quindi lui oltretutto la notte prima ha dormito tipo 3 ore. Abbiamo andato proprio a ballare, cioè, esatto. Insomma, però io non dormo una notte intera da 3 giorni. Esatto, insomma. E quindi vediamo un attimo fino a quanto riusciremo a resistere. Niente, basta, vlog finito. Spero non sia stato monotono, perché ho sempre detto, minchia, siamo qui che ci stiamo proprio delle balle. Se ci riusciamo, magari si può fare un commentino. Dio spaventato, che avrò bisogno di, ovviamente, una mano per andare in bagno, perché avrò paura dei fantasmi. Sì, sì, no, questo sì, assolutamente. Ieri sera eravamo a casa della Vergine a mangiare, no? Insieme a F, insieme a Coris. E niente, praticamente lui si è messo a fare una serie di indovinelli un po' particolari, no? E anche abbastanza macabri, alcuni. E niente, mi sono cagato sotto da solo. Si è cagato sotto da solo e ha voluto che lo si accompagnasse in bagno, cioè, e che stessimo fuori dalla porta a parlare e a fargli quindi compagnia. Scusa, metti che mi uccidevano. Eh no, beh, ovviamente, perché era pieno di persone quella casa. E sì, certo. Sì. Scusa, mica volevo morire a casa della Vergine Torella. Certo, ovviamente. Ho dei progetti più belli per la mia morte. Quindi niente, se non vedrete più nulla oltre questo pezzettino, vuol dire che il vlog è finito e siamo crollati. Se no, riprenderò lui assolutamente terrorizzato. Guarda che vermone! Sì, nel frattempo lui si sta assolutamente esaltando, giocando con... Cioè, guardate quanto sono grande. E mi chiamo Dio e sono 29esimo nel mondo. E il mio si chiama Dio. Va bene, cari. O a dopo, o grazie per aver seguito questo vlog e ciao! Ciao!